campanello d'allarme alla casa di riposo Beata Gaetana Sterni di Auronzo, dove preoccupa e non poco la carenza di personale. Abbiamo il problema della mancanza di infermieri e della mancanza anche di OSS, che però è più facile trovare. Ecco. Gli infermieri è un discorso un po' più critico, penso, non solo, anzi ne sono sicuro, non solo per noi, ma che bisogna risolvere, perché lavoriamo sotto organico praticamente, i dipendenti sono anche stressati e dobbiamo praticamente far quadrare i conti anche con meno ospiti, prendendo su meno ospiti nelle case di riposo. La nuova amministrazione comunale ha dovuto da subito fare i conti con questo problema ed in particolare due consiglieri si sono attivati con una lodevole iniziativa per cercare di tamponare la mancanza. Direi che i due consiglieri, anche infermieri, che attualmente si occupano della residenza per anziani, hanno ideato una possibile risorsa, chiamando tutti gli infermieri di Auronzo e eventualmente anche del Cadore che fossero interessati per poter aiutare fattivamente l'organizzazione infermieristica di questa casa di riposo. E stanno incominciando a rispondere gli infermieri che sono disponibili, che avranno chiaramente un monte ore massimo a disposizione da parte della ULS e che verranno retribuiti dalla residenza per anziani. Se c'è gente anche che non è di Auronzo che fa l'infermiere e che vuole proporsi, ben venga. Noi come casa, posso dire tranquillamente, abbiamo fatto il bene di tutto il Cadore. Questa casa è dal 1892 che esiste e quindi tanti ascoltatori hanno avuto modo di frequentarla o perché hanno avuto il papà o la mamma o i nonni, quindi sanno la qualità e l'amore che è stato sempre messo in questa casa. Se sapete che qualcuno può darci una mano, fatevi presenti. Ecco. Grazie.